Oggi ci troviamo a Montabone, pensate un po', il paese natale di Guglielmo Caccia detto in Moncalvo. Proprio a Montabone il 9 maggio del 1568 nacque. Moncalvo, poi, questo nome lo apprese nel tempo durante la sua maturità perché trascorse appunto la sua vita eh, artistica in quel di Moncalvo, sempre nell'Astigiano. Ed è molto conosciuto e noto perché è stato il più grande esponente dell'arte della controriforma in Piemonte, venne soprannominato il Raffaello del Monferrato. Qui a Montabone, al di fuori delle mura di quello che fu il ricetto, eh, già ai tempi dei romani, pensate, si coltivava già il vino, che furono proprio loro ad introdurlo in Italia e eh, questo paese di ricetto era eh, considerato il magazzino ai tempi, ebbene, al di fuori del ricetto c'è la chiesa della confraternita dei Batù, oggi dedicata all'Annunciazione e all'interno di questa chiesa sono conservati del, dei dipinti di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, uno in particolare eh, sarebbe proprio una delle sue prime opere realizzate in età giovanile che ahimè però venne trafugato e poi ritrovato per essere tuttora conservato all'interno della diocesi di Acquiterme. E qui a Montabone nel cuore della viticoltura andiamo ad incontrare la quarta generazione dei fratelli Gallo. Buongiorno Guido, Buono. eccoti qua che stai facendo la potatura secco. Sì. Insomma, qual è questo tipo di allevamento e qual è il tipo di potatura che stai facendo? Noi alleviamo le nostre viti in controspalliera, quindi formiamo un muro e come potatura utilizziamo quella classica che si usa qua in Piemonte che è quella guillot, quindi con un tralcio eh, di 8-10 gemme e un piccolo sperone da 2 gemme. Allora, ehm, abbiamo raccontato che sei in un paese che ha avuto il Natale di un importante artista. Tuo papà è sindaco, primo sì. cittadino qui eh, a Montabone, piccola realtà di 300 abitanti circa. Quarta generazione, comincia nel 1901, nonno Bartolomeo che arriva qui per amore. E poi cosa succede? E poi continua, cambia la mestiere? Da sarto comincia a fare l'agricoltore, la terra diciamo che entra nel sangue della famiglia Gallo. E prima mio nonno eh, Carlo Alfredo, poi mio padre, insieme a mio zio, eh, mio padre Giovanni e mio zio Bartolomeo, continuiamo la, il lavoro: continuano il lavoro in azienda, la ingrandiscono. Dai 6 ettari che aveva il bisnonno siamo arrivati ai quasi 40. Di papà e lo zio fino al 2012, quando dividiamo l'azienda da nostro zio, iniziamo, entriamo definitivamente in azienda sia io che mio fratello e continuiamo sia l'attività di coltivazione della vite che della produzione del vino. Ecco, la vostra produzione su quanti, su che superficie vitata si sviluppa e quali sono le denominazioni, quali sì. le. Al, arriviamo adesso con l'ultimo impianto che faremo, arriviamo ai quasi 18 ettari di vigneto eh, coltivati con le principali varietà che della zona nostra, quindi Barbera, dolcetto, moscato, bracchetto, chardonnay, pino nero e eh, il cortese con cui andiamo a produrre le più famose DOCG del sud del Piemonte, quindi il Moscato d'Asti, il Bracchetto d'Acqui, l'Altalanga, la Barbera d'Asti. Eh, siamo terra di tante grandi DOCG. Ecco, parliamo un attimino dell'altalanga, quindi l'altalanga che viene eh, prodotto con i vitigni di Pinot Nero e di Chardonnay, ma ehm, l'altalanga è anche il primo metodo classico che circa la metà dell'Ottocento viene introdotto in Italia, quindi a Proda in Piemonte. Una, una produzione molto importante. E voi la producete in purezza oppure fate il taglio? Facciamo il classico taglio dello champagne, mettiamola così, eh, quindi facciamo un, circa un 70% di pino nero, un 30% di chardonnay eh, che vengono assemblati eh, durante la, la vendemmia e, e poi andiamo a fare i 30 mesi di permanenza sui lieviti che è quello il minimo di legge che ci permette di avere un prodotto di alta qualità veramente interessante. Bene, perché l'Alta Langa comincia prima come DOC e poi passa a OCG circa dieci anni fa. Sì, sì. Nel, diciamo che il, il progetto Alta Langa inizia nel 1994 con i primi impianti sperimentali fino ad arrivare col, e, e le prime vinificazioni. Nel 2002 eh, viene riconosciuta come DOC e nel 2011 è la prima annata che esce come DOCG. Diciamo che è una DOCG relativamente giovane <ride> per quella che è la realtà piemontese. Relativamente giovane ma molto importante che è un po' la bandiera di questo nostro territorio che con orgoglio sta eh, posizionandosi sempre meglio. Sì, sì, sì. Insieme al Moscato d'Asti e al Bracchetto d'Acqui, due prodotti molto storici, eh, anche l'Altalanga sta prendendo il suo spazio e e ci sta facendo conoscere nel mondo per, come grandi produttori non solo di vini dolci, di vini rossi, ma anche di vini bianchi molto importanti. Ecco, siamo in tempi di cambiamenti climatici. Quali sono le tecniche agronomiche che partono già dalla vigna a Casa Gallo nell'azienda Gallo per poter fronteggiare questo problema? Abbiamo fatto alcuni piccoli cambiamenti per gestire questi momenti di siccità un po' anomali, mettiamoli così che ultimi anni. Partiamo già dall'impianto, nella scelta di portinnesti eh, molto più adatti a situazioni di stress, sia idrico che, che termico, poi eh, coltiviamo tutto eh, in modo inerbito, quindi eh, smettiamo di lavorare i terreni al terzo anno quando la vite entra in produzione, quindi eh, diciamo che non. Non, non ha più grossi patimenti dall'avere una cotica erbosa ai suoi piedi, e, e questo ci permette di trattenere le roggiate mattutine, di avere una minore traspirazione dell'acqua dell da parte del terreno e quindi una migliore gestione di quelle poche eh, piogge che eh, abbiamo in primavera o durante l'estate. Quindi poi con una concimazione oculata, una produzione non eccessiva dei vigneti, tenendo, cercando di tenere le viti più in equilibrio possibile, siamo riusciti in questi anni a tenere una buona qualità, una buona vigoria dei vigneti. Quindi siamo in un buon equilibrio. Ecco, stai parlando di qualità e qua volevo ancora farti una domanda. Eh, rispetto alla qualità che parte evidentemente dalla vigna, quali, quanti anni hanno questi, questi vigneti che tu hai messo a dimora? Qual è la produzione, cioè la resa di, di uva a ettaro e se fate il diradamento? E anche la densità di impianto, sì. ancora prima. Okay. <ride> allora, i nostri vigneti sono tutti più o meno abbiamo una densità di circa 4.500 ceppi ad ettaro, quindi piantiamo 2,5 per 90, quindi 2,5 metri e mezzo da filare a filare, 90 da vite a vite, eh, la produzione ovviamente cambia da vitigno a vitigno. Eh, alcuni vitigni come la Barbera siamo sugli 80-90 quintali, quintali di uva a ettaro e quindi a volte è necessario intervenire con dei diradamenti sia per, per poter avere una buona produzione di grande qualità. Ad altre varietà come l'Altalanga oppure il Moscato si arriva anche a 100 quintali a ettaro oppure 110 come com l'Alta Langa e qui invece a volte non è necessaria nessuna gestione del diradamento perché comunque sono due vini in cui anche qualche chilo in più d'uva non fa male vicino alle viti.